Grazie Presidente, siamo qui per discutere di una delibera importante. L'importanza di questa delibera è sancita anche dal numero di emendamenti che sono stati presentati e da un percorso molto difficoltoso che ha fatto. Però vorrei un attimo partire sui principi ispiratori di questa delibera. Allora, Roma Capitale è una città meravigliosa, ma necessita di tutele. Sono da tutelare l'artigianato, le botteghe storiche, la vita sociale, le attività produttive che contribuiscono al benessere e al decoro della città. A differenza delle precedenti amministrazioni, non creiamo né godiamo di battaglie tra categorie di cittadini, ma vogliamo solo trovare e ripristinare il giusto equilibrio che le liberalizzazioni da una parte e l'applicazione senza criteri oggettivi del codice dei beni culturali dall'altra hanno sacrificato a sponsor influenti di ciascuna categoria. Vedete, io non so quanto i cittadini apprezzeranno l'immenso lavoro che stiamo facendo, né quanto verrà raccontato onestamente da chi dovrebbe avere come codice deontologico la trasparenza. Ma sapete cosa conta? Conta fare la cosa giusta, ovvero trovare il giusto equilibrio tra l'operatore commerciale e il residente. Non schierarsi apertamente solo con alcune associazioni di residenti come fa ad esempio il PD nel primo municipio. Perdonatemi, io non sono un uomo di grande cultura letteraria come coloro che pontificano al loro piedistallo dorato, ma so leggere e capire. Questi personaggi sapienti ricorderanno sicuramente questa citazione di Aristotele. Virtù significa fare la cosa giusta rispetto alla persona giusta, nel momento giusto, nella giusta misura, nel modo giusto e per il giusto motivo. Ebbene, abbiamo bisogno di giustizia ed equità e questa delibera va in quella direzione. Certo, dobbiamo parlare a tutti per farci comprendere e per farci comprendere servirebbe una magia. Per questo cito anche un famoso film, Harry Potter. Arriva il momento in cui bisogna scegliere tra ciò che è facile e ciò che è giusto. Specie se ciò che è facile porta facili benefici. Bisogna avere coraggio di fare la cosa giusta, anche se genera difficoltà e incomprensioni. Allora ci rifacciamo anche alla mitologia greca. Ai giorni nostri ricordiamo il motto «per aspera ad astra». Ma comunque anche un grande personaggio della storia, esperto di ingiustizie e lotte, apprezzato da tutti come Martin Luther King, ci ha ricordato che è sempre il momento giusto per fare ciò che è giusto. Ora fate la cosa giusta, leggete questa proposta con cuore sincero e partecipate ai benefici che porterà a questa città. Entriamo nell'ambito della delibera. Cosa prevede? L'adeguamento all'informatizzazione, magari lo vedessimo applicato il prima possibile, stiamo dando impulso in tal senso. La revisione dei PMO, un'iniziativa che sposta la parte politica alla giunta capitolina a causa di inerzie e iniquità di trattamento delle precedenti amministrazioni. Il richiamo alle delocalizzazioni in aggiunta al concetto di rilocalizzazioni che confermiamo è uno strumento ulteriore, parallelo. Detrazioni ed esenzioni per le nuove attività produttive o in crisi. Ci dicono non facciamo mai nulla per chi è in crisi. Ecco, questa delibera dà indirizzo alla Giunta e la possibilità che la Giunta approvi delibere per entrare nel merito di aziende in crisi, perché siamo attività produttive e perché le attività produttive costituiscono una forma importante di lavoro e di vita sociale. C'è un iter velocizzato per alguni tipi di OSP, le aziende di traslochi ed edili che in altre città riescono a istituire le pratiche in pochi giorni, purtroppo l'istruttoria qui prevista è di 30 giorni o più e questo molto spesso genera dei problemi poi per queste aziende. Ci sono le detrazioni per le attività produttive che risentono dei cantieri pubblici, abbiamo già approvato in quest'Aula delle mozioni che andavano in tal senso, perché non introdurre una misura stabile in confronto di quelli che hanno subito, come per esempio i lavori della Metro C a Piazza San Giovanni, ha portato a tante chiusure di attività commerciali per queste palizzate che vengono
messe di fronte alle vetrine e generano dei percorsi tortuosi e quindi generano delle diminuzioni di entrate per queste attività. Le affrancazioni dei passi carrabili a noi non appaiono una buona pratica, quindi le abbiamo tolte perché il principio del pagamento annuale ci pare più consono. C'è l'esenzione per le colonnine elettriche, per le rastrelliere delle biciclette che era già stata introdotta, viene solo qui ribadita da una precedente delibera, perché Roma deve essere una città più vivibile con meno smog. Abbiamo pensato di concedere un metro quadrato alle edicole e alle librerie dopo gli emendamenti. Vedremo che per le edicole è stato chiesto che venga fatto solo al di fuori della città storica e noi l'abbiamo accolto con un emendamento, proprio perché si ha sempre la tendenza, purtroppo, a pensare a Roma come la città storica, invece questa delibera vale per tutta la città, quindi bisogna pensare anche agli ambiti. Abbiamo pensato a una trasformazione della città che preveda la detrazione dell'80% per la manutenzione delle facciate, il restauro degli immobili, la centralizzazione dell'impianto di ricezione degli impianti, la riqualificazione energetica degli edifici, gli interventi certificati di miglioramento e adeguamento sismico degli immobili, rientranti nel cosiddetto sisma bonus. Queste sono alcune delle grandi innovazioni che portiamo con questa delibera. Questa delibera è la risposta alle sofferenze delle categorie commerciali, nell'equilibrio però del rispetto dei cittadini residenti e non residenti, perché ricordo che Roma è Roma capitale, non è il centro storico, non è rappresentata solo da alcuni residenti. Tutti devono essere in egual misura ascoltati e l'amministrazione ha il dovere di calare queste esigenze in giusto equilibrio che noi pensiamo di aver calato in questa proposta e quindi ribadisco a tutti coloro che veramente non sono qui per opporsi con forza a un cambiamento che porta benefici di fare la cosa giusta, non la cosa più facile. Grazie.